Gruppo Cabrini è presente nel mercato della sicurezza da oltre 30 anni come azienda distributrice di prodotti antinfortunistici e di segnalettica aziendale, stradale, da cantiere e personalizzata. Dispone di 10 dipendenti distribuiti tra grafiche, addetti ai montaggi e alla segnalettica a terra da esterno e interno, specializzata inoltre in stampe e ricami su qualsiasi tipo di vestiario e anche produttrice di incisioni e taglio laser personalizzati su materiali di oggettistica come legno, acrilico o vetro. Gruppo Cabrini vi aspetta a Sassuolo per dare vita alle vostre idee. Gruppo Cabrini, vi aspettiamo! Buonasera e ben ritrovati al nostro TG di Sassuolo Oggi. La Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Circonvallazione Sud e via Frescobaldi, che porterà ad un investimento di 430.000 euro. Lo scopo dell'opera è quello di migliorare la sicurezza stradale in un'intersezione dove negli ultimi anni si sono verificati diversi incidenti. L'inizio dei lavori è previsto per agosto 2024, con il cantiere che avrà durata di circa 120 giorni. Domenica al castello di Montegibbio si festeggia l'entrata di Sassuolo all'interno della riserva Mabunesco dell'Appennino Tosco-Emiliano. Il programma della giornata prevede un'apertura straordinaria del castello, stand con prodotti del territorio e alle 11 l'incontro dal titolo Mabunesco e Castello di Montegibbio, condotto dall'assessore all'urbanistica e all'ambiente Ugo Liberi. Alla giornata parteciperanno Fausto Giovanelli, presidente di Mab Unesco, e Fabio Braglia, presidente della provincia di Modena. Nel corso della giornata sarà presentato anche l'intervento di recupero del castello di Montegibbio con i progettisti di Politecnica. Nel parco vittime delle foibe di Fiorano sono stati piantumati alcuni alberi molto speciali in grado di diminuire l'inquinamento dell'aria. Si tratta di un service del Rotary Club. Andiamo a scoprire i dettagli nelle interviste. Presidente, il Rotary Club è da un po' di tempo che si spende per l'ambiente, avete raccolto rifiuti, avete sensibilizzato e adesso avete piantato degli alberi. Sì, il progetto che inauguriamo oggi è il service più importante dell'annata 2022-2023 e consiste sostanzialmente nel piantumare alberi con caratteristiche specifiche ben particolari che hanno il vantaggio di essere in grado di assorbire CO2. Proprio su questa tematica abbiamo anche organizzato nel corso del mese di novembre un convegno per illustrare il progetto e anche per dare visibilità al progetto molto importante che si sta sviluppando sul nostro Appennino che riguarda la biosfera. Riempire un parco come stiamo facendo, come abbiamo fatto qui a Fiorano, ha il grande vantaggio che lavoriamo e operiamo in un'area, in una zona dove purtroppo ci sono tassi di inquinamento elevati, anche se a Fiorano si è lavorato molto per trasferire e spostare le aziende al di sotto della statale, in realtà la possibilità di intervenire per proteggere l'ambiente è assolutamente fondamentale e speriamo che ci sia la possibilità di farlo ancora. Poi dobbiamo dire grazie ovviamente anche all'amministrazione comunale che qui è rappresentata dal sindaco e dall'assessore all'ambiente che ovviamente ci hanno concesso la possibilità di scegliere uno spazio parco. Quindi siamo molto lieti e orgogliosi di aver dato una mano per realizzare questo progetto. Sindaco, il Rotary Club che continua a schierarsi a fianco del territorio portando avanti progetti che aiuteranno l'ambiente e le prossime generazioni. Sì, ancora una volta il Rotary Club, e per questo lo ringraziamo, ha dato prova di questa sensibilità nei confronti intanto della comunità locale. Ricordo che proprio in questo parco 3 anni fa donarono un gioco inclusivo che vediamo appunto qua vicino. E quella di oggi è un'ulteriore dimostrazione di questa loro sensibilità, per di più quest'anno l'argomento è quello dell'ambiente, un argomento molto attuale e sul quale non bisogna però solo parlare ma fare anche dei fatti, quindi sono state piantumate queste piante già di una certa misura che ovviamente arricchiscono il parco aggiungendosi a quelle che già esistevano e saranno per i decenni a venire usufruite da parte della comunità locale. È un momento particolare per le ceramiche che stanno attraversando una transizione per essere più sostenibili, ma Italcer non si limita a questo, oggi sostiene anche il Rotary nella piantumazione di alcuni alberi che renderanno l'aria della comunità molto migliore.
Sì, è vero, questa è una vocazione che il gruppo Italcer sta portando avanti già da qualche anno, ha avuto dei riconoscimenti importanti come il Sustainable Award del 2022 come azienda tra le prime 100 aziende più sostenibili d'Italia e quindi questa vocazione è una vocazione proprio dell'azienda, cioè noi ci siamo resi conto che abbiamo le fabbriche ormai in centro ai paesi, in centri abitati e quindi queste fabbriche devono essere non impattanti sull'ambiente. Abbiamo cominciato a fare queste fabbriche, a trasformare queste fabbriche con impianti molto moderni, facendo in modo che non inquinino e gli investimenti andranno ancora avanti con questo obiettivo perché, come dicevo, anche prima l'inquinamento è molto democratico, colpisce tutti e quindi è interesse di tutti far sì che questo inquinamento sia ridotto al minimo. Italcer ricicla già il 52% di tutti i materiali. Quindi un'azienda del territorio che si schiera anche a favore della qualità di vita e dell'aria del territorio. Assolutamente. E questo è solo l'inizio, la piantumazione che abbiamo fatto qua è una dimostrazione, avendo sia Graziano Verdi e il sottoscritto, che siamo tutti e due soci del Rotary, abbiamo avuto questa sensibilità di aiutare i Rotary ad aumentare questa piantumazione per cominciare a ridurre le CO2 in un paese come Fiorano che è pieno di ceramiche. E adesso passiamo allo sport. Saranno lo stadio Ricci ed il Mapei Stadium le sedi della fase finale del campionato Primavera che per la prima volta coinvolgerà anche il Sassuolo. L'impianto sportivo sassolese ospiterà le sfide del primo turno e le semifinali, mentre la finale si disputerà a Reggio Emilia. Per informazioni sui prezzi e sulle modalità di vendita dei biglietti visitare il sito www.sassuolocalcio.it. Vi ringraziamo per averci seguito anche per questa edizione del nostro TG di Sassuolo Oggi è tutto, noi vi diamo appuntamento come sempre a domani, buon proseguimento di serata!